tutti i ragazzi nati nel 2001 e che quindi quest'anno compiranno 18 anni potranno viaggiare in treno gratis per tutto il prossimo mese di agosto. L'invito a utilizzare il treno per scoprire le bellezze della Toscana arriva dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha presentato la novità nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Quindi potranno andare in treno al mare, visitare le nostre spiagge, ma potranno andare nelle città d'arte, potranno visitare straordinarie vallate come sono il Mugello, come il Casentino, la Val di Chiana, la Lunigiana, potranno arrivare con la Cecina Saline a Volterra. Sarà sufficiente richiedere la carta unica toscana da parte dei ragazzi nati nel 2001, riceveranno attraverso anche un indirizzo mail dedicato. Quando riceveranno la carta potranno iniziare a viaggiare dal 1 di agosto semplicemente con la carta e un documento di identità. Non è l'unica novità. A partire dal prossimo ottobre sarà varato il biglietto plurigiornaliero, valido per tutti i treni regionali toscani in partenza dopo le 9 del mattino, acquistabile sia da singoli viaggiatori che da famiglie o gruppi composti da 3 a 5 persone. I costi? Un viaggiatore singolo pagherà per un biglietto di 3 giorni 40 euro, una famiglia 100 euro. Per 5 giorni la tariffa è rispettivamente di 55 e 140 euro e così via. La Regione ha dato il via libera anche a una nuova edizione del bonus bici, valido fino a 150 euro, utilizzabile come riduzione sui biglietti dagli abbonati alle ferrovie che dimostrano di aver acquistato una bici pieghevole, delle misure opportune per essere trasportata in treno gratuitamente.